ci siamo posti il problema di cavalcare questo cambio sociale, perché è un mutamento sociale, certo. Perché adesso siamo di fronte al fatto che una qualsiasi informazione viene messa in una piazza virtuale, questa piazza però la rende fisica, non è più come prima in cui c'era il paese, in cui si parlava dell'uno e dell'altro e di porta a porta qualsiasi cosa noi facessimo si sapeva. Adesso invece è tutta l'Italia così, perché qualsiasi cosa noi facciamo può finire in internet, e questa anche tra 5 anni resterà là. L'azione legale, come giustamente veniva notato, richiede anni e soprattutto poi crea degli attriti con... Sì, con i tempi della giustizia uno fa tempo andare alla baggina che è ancora lì. Diciamo che passa un po' di tempo. Appunto. L'azienda in qualsiasi momento viene colpita, perché ogni volta che noi acquistiamo un prodotto diventiamo un po' dei giudici, e adesso è facilissimo mettere il nostro giudizio nero su bianco. Ci sono delle aziende che ci chiamano e hanno dei problemi che risalgono al 2003. Quindi la cosa veramente importante è che se facciamo qualcosa di sbagliato adesso, non è finita qua. Allora, anzitutto il concetto di verità in internet è molto relativo, perché nel momento in cui di qualsiasi persona si dica qualcosa, questa cosa è là. Vera o falsa che sia, intanto influenza l'opinione, quindi certo. È un po' ribaltato proprio il concetto rispetto a prima. Eh no, in generale il problema non è solo quello che dice una persona, poi in internet vengono riprese le cose, ovvio, postate e rimbalzano. Il problema è proprio negli esseri umani, nel senso che se un paese avesse avuto queste potenzialità saremmo già arrivati 30 anni prima a queste... Effettivamente chi riprende delle cose pubblicate non fa nulla di male. Teniamo conto che i casi più frequenti sono casi in cui una persona si è autoprovocata i guai, come un paio di giorni fa una persona che è stata licenziata perché appena assunta nel nuovo lavoro dichiarava: mi sto annoiando molto, faccio solo fotocopie, è un posto orribile. E il proprietario, che è venuto a sapere dopo un paio di giorni questi suoi commenti, che l'ha messo su Facebook. L'ha messo su Facebook. È sempre meglio prevenire, nel senso che quando una cosa è entrata in rete poi è difficile inseguirla, anche perché se qualcuno ha interesse che questa emerga, chiaramente può saltare fuori in tanti altri punti ed è difficile e costoso inseguirla. Di conseguenza quindi bisogna fare le cose con testa. Fondamentalmente noi ci occupiamo di casi di personaggi famosi, politici e lato business, società, ma semplicemente perché un privato tendenzialmente non può affrontare, diciamo, dei costi di consulenza eccetera che sono necessari per capire, perché il primo passo è capire cosa c'è. La demolizione fisicamente non esiste, si hanno due strategie. La prima è quella di rendere meno evidente una cosa, che è un modo di, tra virgolette, occultarla. Immaginiamo che digitando il nostro nome e cognome sul motore di ricerca, un nome, su Google escano delle lesività, dei contenuti spiacevoli al primo posto. Un modo per rendere, tra virgolette, più invisibile la cosa è farlo slittare di posizione, quindi inserire altri contenuti nelle pagine che ci sono, nelle pagine che prima del contenuto lesivo. Contenuto qui. La logica quindi è detta mimetica, per cui si riesce a mettere dei falsi bersagli assieme al contenuto. Non mi compare in un home page, ma mi compare se dietro io vado quelle 3-4 dove non ci manda nessuno. Allora, detto male, ma insomma. Adesso io colgo l'occasione, visto che ci sarà tra pochissimo la pubblicità, andiamo a controllare questa cosa. Come dicevo prima, ringraziamo il nostro ospite Andrea Marchesi. Ci vediamo tra pochissimo con Protagoniste.